tutti gli italiani per il risultato della nazionale, certamente però non possiamo pensare che quello che è successo subito dopo non abbia creato, non possa aver creato dei problemi. Quel tipo di situazione ci costerà verosimilmente alcune, forse non poche, infezioni in più. Questo non vorrà dire, mi auguro, molte persone in ospedale, perché probabilmente ad infettarsi saranno stati soprattutto giovani destinati a non ammalarsi seriamente una volta infettati. Adesso inizieranno sicuramente i balletti, chi dirà che bisognerà aspettare 15 giorni perché scoppieranno sicuramente i contagi, e chi, come il sottoscritto, dice che il rischio all'aria aperta è certamente minore rispetto al rischio che si può avere in un ambiente chiuso. Ovviamente il rischio zero non esiste, questo si chiama rischio ragionato ed è quello che in qualche modo si sono presi gli inglesi, credo e spero ragion veduta. Certamente se avessimo voluto fare le cose con maggior sicurezza si sarebbe potuto utilizzare il Green Pass, si poteva dare l'accesso alle piazze o alle strutture a chi era già vaccinato, a chi aveva già fatto l'infezione oppure che aveva un tampone negativo. Allora, queste le parole del